caldo, ben trovato anche tu, professoressa Leone, a tutto il gruppo, bentornati anche a te. Bello rispetto alla descrizione, l'impatto, ma soprattutto il concept del progetto. La centralità della musica è stata spiegata benissimo, no? È in grado di rapire, di trasportare, di abbattere steccati, ostacoli, l'elemento comunicativo più semplice e che contiene tutto, è verissimo. E allora, rispetto a questo, tentando di clonare, noi stiamo un po', ecco, si è incentrato il discorso nostro sul bando Bordi. Noi siamo partiti un po' più da lontano, e un ringraziamento chiaramente a Salvatore, al delegato all'innovazione sociale, generale ma sociale in particolare, per la cura, anche per la capacità di riuscire a creare legami accurati, generalmente la nostra fissazione maniacale, lui riesce a farlo in maniera ottima, soprattutto quando mi tocca invece stare fermo in comune sui problemi più locali. Però questo secondo anno il New Oikos, ahimè, cade nuovamente in un'estate torrida, in un periodo di estate torrida. Per il terzo anno avremo la capacità di arrivare a ciò che ci diciamo da più anni, ma aprile, io dico neanche marzo, ma aprile quantomeno, e di riuscire a renderlo qualcosa più itinerante. Noi ieri siamo stati a Sicignano del Burni, lì c'è stato, diciamo, una modalità organizzativa tipo quella che abbiamo offerto con Tursi l'anno scorso, era il primo impatto, quello in cui le diverse realtà, cooperative di comunità, fondazioni, associazioni, descrivevano le loro attività per incuriosire, per stimolare la creazione anche su quel territorio di una, diciamo, di una capacità di interazione necessaria tra paesi vicini, di una necessità di programmare assieme, non solo all'interno del singolo comune, di una capacità di muoverci anche rispetto a, diciamo, ipotesi progettuali un po' più ampie assieme piuttosto che singolarmente. E noi in questa cosa crediamo immensamente. Tutto ciò che è possibile pensare, intravedere all'interno del centro storico di Contursi, insomma, sarebbe poco funzionale se non lo proiettiamo rispetto a rapporti più ampi che legano al centro storico di Contursi e noi invece ad altri centri storici, Borgo in ogni caso, aree circostanti. Qual è però l'idea? L'idea soprattutto di New Yorkers è quella di descrivere, conoscere persone che hanno creato, format, progetti, esperienze importanti, ma soprattutto di creare collegamenti, di creare collaborazioni. Lo dicevamo ieri su Sicignano, anche all'interno del bando Bordi e quindi di questo finanziamento che non è infinito, non è allineato 20 milioni di euro per l'opera giornale, ma sono 2 milioni 100 mila euro che noi abbiamo l'opportunità di spendere piuttosto che in opere infrastrutturali, come generalmente si fa, che diventano un mando, una cattedrale nel deserto, in attrezzature per, voglio dire, anche il luogo nel quale siamo stamattina, attrezzature adeguate per formazione, per il coinvolgimento di artisti nel senso e nell'accezione più ampia, per riuscire a creare anche dal punto di vista comunicativo qualcosa di forte, di spendibile, di importante rapporto. Allora, dicevo, noi abbiamo la necessità di creare in maniera continuativa collaborazioni funzionali. E allora già c'è stata la volta scorsa, insomma, l'invito a continuare nello stimolo ma nella collaborazione diretta. Io la ripropongo a tutti voi, quindi in maniera allargata, perché se è vero che l'esperienza del vostro progetto riuscita, come tante altre, consente di ricavare un messaggio ottimo, cioè che le realtà in cui consenti che ti vengano immersive
consentono anche un coinvolgimento altissimo, riuscire a riconoscersi nelle diversità, a mettere in comune le differenze e fare in modo che divengano appunto forza collettiva e anche slancio ulteriore. Noi abbiamo necessità di farlo in maniera ampia, non solo sull'aspetto musicale, che per noi è centrale, come un'iniziativa che io ritengo importantissima, ci sarà locale adiacente, l'ex carcere a Casa Mandamentale di Contursi, è stato ristrutturato e adesso attrezzeremo come casa della musica, come web radio in una dimensione sempre di coinvolgimento giovanile ampio, che dia protagonismo, che dia capacità di sentirsi coinvolto in maniera continuativa e efficace, perché poi è quello che cercano i giovani attualmente, è quello che vedono in me sparato in ogni linguaggio, dal cellulare al quale hanno costantemente che hanno costantemente come riferimento a invece tutti i media che li circondano. Ma dicevo, l'aspetto musicale è solo uno dei, è quello che contiene gli altri, perché la cosa che noi dobbiamo riuscire a fare qui è un po' riuscire a invertire la rotta che anche Peppe descriveva di abbandono dei centri storici come è avuto altrove, e invece adesso ovunque di una volontà di riconquistare quegli spazi e di renderli un po' narranti, fulcro di un'offerta. Contursi vede circa 150.000 presenze annue per la funzione degli stabilimenti termali, no? Diciamo discorso che grazie a Dio da tanti anni ormai non riguarda più le cure termali, no? Quindi diciamo la terza età, ma invece è soprattutto incentrata sulle presenze giovanili. Se noi riuscissimo, una percentuale di questo ci siamo sempre detti da 40 anni a Contursi, a portarla lassù, no, abbiamo abbandonato questo modello fallimentare. Abbiamo detto invece invertiamo, abbiamo un centro storico fulcro di un'offerta, in maniera tale che possa esserci ospitalità al suo interno, e poi chi viene magari riscontra che ci siano servizi offerti, modalità di interazione, laboratori, progetti che si realizzano attraverso il coinvolgimento dei cittadini, dei ragazzi del luogo e dei paesi circostanti, e poi magari sceglie anche lo stabilimento termale, magari uno al giorno in cui andare a trascorrere la giornata o a fare l'esperienza dei fanghi piuttosto che dei massaggi, piuttosto che di altri aspetti del benessere che consentono a Contursi di essere centrale almeno nella Valle del Sele. Allora arrivo dunque e chiudo. Io ringraziamento per l'attenzione, per la partecipazione, per il coinvolgimento, insomma, che riuscite a garantire anche attraverso le esperienze, ma soprattutto l'impegno a fare un segmento di attività assieme, forse è il modo migliore per conoscerci ancora più, per sperimentare magari qualcosa di nuovo, di innovativo, di funzionale, e soprattutto per consentire che si possa continuare a creare quel collegamento e quel rapporto del quale abbiamo assoluto bisogno, che consente anche a noi di crescere sempre più, di apprendere qualcosa in più e di metterla in pratica nella maniera migliore. Grazie. Grazie.